Non solo una firma e non certo una formalità, c'è molto di più nell'accordo siglato in Ragusa tra la Fondazione San Giovanni Battista e la sezione ragusana della FAI. C'è il senso infatti di una relazione che porterà sicuramente buoni frutti, a cominciare dal recupero delle tre meridiane solari che si trovano nel chiostro del convento dei Cappuccini ai Giardini Blei, strumenti che il FAI si è già impegnata a restaurare. La Fondazione, ha poi spiegato il presidente Tonino Solarino, gestisce beni ecclesiali di pregio e abbiamo un progetto di servizio civile proprio nel settore della promozione del patrimonio artistico culturale intitolato Tra culto e cultura, e i nostri 18 volontari sono impegnati nelle chiese che operano all'interno del territorio ibleo, occupandosi della fruizione turistica, religiosa e culturale. Con questo accordo quindi vogliamo offrire la disponibilità dei beni da noi gestiti, rimarca Solarino, per favorire la fruizione e la conoscenza del territorio, con particolare attenzione alla promozione delle visite nelle sedi di attuazione del progetto. Tra gli altri obiettivi dell'intesa, anche l'idea di sviluppare un'iniziativa congiunta al fine di bandire un concorso su Natività e Sacra Famiglia, finalizzata alla diffusione della cultura della conservazione e tutela dei beni artistici, progettando anche percorsi turistici per richiedenti asilo e ospiti dei centri di accoglienza gestiti dalla Fondazione nel territorio di Ragusa.